Per uno dei match più attesi dell'eccellenza di Girone B di questa domenica di metà novembre, di fronte Antella e Signa. Ancora Gabrielli. Palla in area di rigore, la palla potrebbe essere buona, attenzione all'autopalo di Travaglini che rischia l'autorete. Infatti c'è un giocatore a terra dell'Antella con Travaglini che era andato in anticipo su Rosi. Arriva Merciai, gran tocco di Merciai che poi si appoggia a Maresca che può calciare il destro di Merciai, di Maresca, palla sul fondo. La migliore occasione dell'Antella in questo primo tempo, questa fase finale della prima frazione. Siamo al 42esimo minuto di gioco del primo tempo, 3 minuti più recupero al termine. Tacconi cerca di difendere il pallone, glielo ruba Bartolozzi, attenzione a Bartolozzi, siamo al limite, può cercare la conclusione con il destro, poi si appoggia a Dainelli, il cross in area di rigore dove colpisce la palla in rete ed è un gran gol quello di Dainelli con un tiro cross che beffa D'Ambrosio proprio sul finire del primo tempo, al 42esimo minuto di gioco. Signa che passa in vantaggio con il tocco di Dainelli ottimamente servito da Bartolozzi, ancora decisivo in fase di assist. Comincia in questo momento la ripresa, come detto 1-0 a favore della formazione gialloblu proprio con Dainelli che va a rigore, anche Travaglini, pallone proprio per il colpo di testa tentato da Olivieri, se non ho visto male, che poi Travaglini prova a rimettere il pallone dentro, mette fuori Sordi. Ancora palla buona però per l'Antella con lo stesso Travaglini, il cross in area di rigore, per il colpo di testa, la parata di Cappelli, la palla finisce in rete, il pareggio di Mignani sul cross di Travaglini, il pareggio che arriva costruito dai due centrali difensivi dell'Antella. Era stato un campanello d'allarme quello precedente della difesa del Signa che aveva dormito e lo ha fatto anche in questa occasione. È addormentata, attenzione, Tacconi, il destro da lontano, la palla che resta lì. La buona parata di Cappelli. Lì va a prolungare verso Olivieri, c'è Castiglione nei suoi pressi. Olivieri cerca lo spazio per il traversone, sporta il pallone sul destro, lo trova, il cross sul secondo palo per Tacconi, colpo di testa sul fondo. Palla in area di rigore, attenzione, colpo di testa di Mignani che ha rischiato la doppietta personale. Di Maresca prova a cambiare gioco da parte opposta dove c'è Tacconi che solo viene fermato da Capocchiani, quindi vitale. Un Signa che non riparte più. Ottima la palla di Maresca per Olivieri, attenzione Olivieri, si porta il pallone sul mancino, può crossare, il pallone in area di rigore, arriva Vitale, il suo destro sul fondo. C'è un fallo, uno scontro violento fra Gabrielli e un avversario, ma intanto Maresca in area di rigore, attenzione a Maresca, il suo mancino e la salvataggio da parte di Bartolozzi. Oltre a Capocchiani col mancino parte però proprio Coppola, il suo destro verso la porta, la palla che sfila sul fondo non di molto. Venuto solo alla fine della partita con l'arbitro che fischia in questo momento il finale dopo 3 minuti di recupero, non dopo 4 come segnalato in un primo momento, evidentemente ha cambiato idea, finisce così in maniera quasi inaspettata la partita, comunque sia 1-1 fra Antella e Signa.